Carolina Costa nel cui ghiaccio. L'Italy, Carolina. Ci sono tantissime bandiere che sventolano, è un momento veramente, credetemi, di un'emozione fortissima per tutti noi. 123 punti per essere prima, 115 per essere seconda. Forza Carolina. Il suo best è 121.05. Anima, bisogna pattinare con l'anima. Sì, ma è lei, questo lo sa fare. Non per il posto, bisogna pattinare, ma lei, per il piacere. L'ha detto lei ieri, io pattino dando il meglio di me e poi vediamo come va. Forza Carolina, perché tu sai regalarci emozioni e straordinarie prestazioni. Ottimo. Triplo flip bellissimo. Axel è triple down. Adesso vediamo se va per l'altro flip. Sì, andiamo per l'altro flip. Doppio, col doppio tolu. E c'è, e col doppio tolup, e la doppio tolup. Sequenza di passi, godiamocela. Forza caro, forza! C'è tutto il pubblico che la incoraggia! Guarda l'espressione. Sa che l'ha fatto perfetto. Ora attenta alle due trottole. Bene. Ah,
Aspettiamo il punteggio. Veramente ci ha regalato un'emozione infinita. E poi lei a un certo punto sorrideva perché sapeva che aveva fatto. Ma guarda il pubblico, guarda il pubblico, una standing ovation. Il pubblico l'ha sostenuta per tutto il programma. Andrea, che emozione! Una cosa straordinaria, veramente storica, proprio storica. Doveva attaccare, ha attaccato, non si è tirata indietro su niente. Guarda, emozionatissima. Anzi, ha dato più di quello che avrebbe potuto. E incredibile, una campionessa veramente di grandissime qualità. Riscatta alcune delusioni, riscatta tutto. Ma sì, vale solo questo, che vale veramente tantissimo, un peso specifico enorme. Oramai penso che le delusioni le possiamo dimenticare, Vancouver la possiamo mettere veramente in un cassetto e abbandonarla. E adesso arriva l'attesa del punteggio per Carolina. Carolina deve totalizzare 123-28 per essere in prima posizione. E allora, non vi anticipiamo niente, ma c'è il punteggio che sta crescendo. Noi vi diciamo solo questo. Allora, la Leonova aveva 119-67 per il libero, 184-28 il suo punteggio. Carolina mi serve 123-28. 123-28 per andare in prima posizione. Quindi noi adesso ci posizioniamo. Sperando che poi Suzuki e Makarova, insomma, sì, non potranno arrivare a questi livelli anche la Suzuki ritardo è anche quinta dal corto, e la Makarova è sesta nel corto. Esatto. Lei ha 61. Io adesso noi mettiamo la nostra schermata sul punteggio che diventa ufficiale e l'aspettiamo. E guarda Virginia D'Agostini, sì, la team leader. Veramente è un'emozione per tutti noi. Vi avrei voluto far vedere quante bandiere italiane c'erano, una cosa da mettere i brividi, il pubblico, come ha seguito Carolina, la magia che lei sa creare, e su questo non abbiamo dubbi. Aspettiamo ancora il risultato, sì. Spesso si abusa della parola storico, ma però siamo di fronte a questa alla prestazione storia. Insomma, in 102 edizioni di campionati del mondo l'Italia non ha mai vinto un ordine artistico. Ricordiamo Barbara Fusarpoli e Maurizio Margallo nella danza nel 2001, ma questo forse vale persino di più se possibile. E nelle donne sicuramente. Siamo vicini ad un appuntamento con la storia. E signori, c'è la storia! C'è la storia! 128-94, questo vale la storia! Perché Carolina è prima! È prima! 128-94, il suo free skating con 63-22 per il tecnico, 65-72 per il componente.